È morto in Italia. Altro che Enzo Biagi, Indro Montanelli, Alfonso Cirillini sarebbe capace di andare da un detenuto di Guantanamo e dirgli che sui sandali non si abbinano le manette. Alfonso Cirillini per anni testa di serie di verissimo, ma di verissimo in Italia. Qualche volta non fare così, non so. Ripresentala, non ascolta. Sono idee mie, poi sono io che penso male. Alfonso Signorini mi fa paura, si sta allargando a macchia d'olio. Prima era vice direttore di uno di quei giornali, Diva e Nonna, come si chiama? Vice direttore, è diventato direttore, si è comprato il giornale, ha cacciato la direttrice, è entrato in televisione, Maurizio Costanzo, Grande Fratello, mattina 5, pomeriggio 5, digestivo 5, è sempre lì, su quella sedia con la rosa in mano. Si fa mai i cazzi su. Guardatelo bene. Guardate come si avvicina alla telecamera, guardate la luce che ha negli occhi. Alfonso Signorini è il diavolo. Il diavolo spesso si manifesta con forme diverse, con volti diversi, magari arriva con una musica celestiale quando meno te lo aspetti. Benvenuti a Porta a Porta. Questa sera parliamo di crisi in Medio Oriente. A parlarne con noi, a chiederci le idee, ospiti sempre preparatissimi: Valeria Marini, Alba Parietti, il Gabibbo, un Teletubbies, Barba Papà, Barba Mamma, a breve arriverà SpongeBob. Valeria, cosa ne pensi di questa crisi in Medio Oriente? Non lo so, io sono stata a Sharm el Sheikh, ma la bronzatura più o meno è come quella dell'anno scorso. È diventata la normalità, non ci facciamo più caso. Questa è gente che non avrebbe il diritto alla parola neanche alle assemblee di condominio, e noi ci facciamo dare le opinioni da questa gente, perché noi non abbiamo più le nostre opinioni, abbiamo bisogno degli opinionisti che danno le opinioni. A noi che non abbiamo opinioni abbiamo bisogno di opinioni. Noi non andiamo a cercare gente che ha delle opinioni, che sono gli opinionisti che danno le opinioni a noi che abbiamo ora. Grazie per l'applauso, cazzo, ma eri da sola. Poi te ne faccio uno io, che tipo. L'80% della popolazione italiana si informa solo ed esclusivamente, crede solo esclusivamente a quello che dice la televisione. E qualsiasi cosa ci dicano. Questo è un grande cantante, compriamo il disco. Questo è un grande attore, andiamo al cinema. Questo politico dice la verità e noi lo votiamo. Si danno credibilità l'un l'altro grazie a personaggi come Don Crespo, come Signorini, come tanti altri ce ne sono stati e come tanti altri ce ne saranno. Noi tanto non accendiamo più il cervello. Non mettiamo più in discussione niente, non mettiamo più in discussione neanche le capacità di una persona. Signore, mi dispiace dirlo, ma noi viviamo in un paese dove DJ Francesco ha scritto un libro.